Mercoledì 14 ottobre alcune classi dell'istituto hanno incontrato nell'aula magna le vincitrici del premio internazionale Daniele Po, la giovane palestinese Yasmin Al-Najjar e la giovane israeliana Taya Govren Segal. All'incontro era presente la presidentessa dell'associazione La Casa degli Angeli di Daniele, organizzatrice del premio signora Ned Alberghini. Nel pomeriggio hanno ricevuto il prestigiosissimo premio presso la Sala degli Arazzi di Ferrara. Ecco a voi il servizio. Buongiorno a tutti dall'Einaudi TG. Oggi siamo qui con Jasmine e Taya che ci parleranno delle loro esperienze. Oggi pomeriggio presso il comune di Ferrara riceveranno il premio per la pace. How have you felt during this experience and about telling to these students, all of the students, your story? I'm very happy, and I hope it's make my dream bigger, of dream full of hope and justice and freedom for Palestine and all the world. It's always fun to talk to students because I feel they're very receptive. They listen, they ask questions. And I'm sharing a story that is unusual. And that you don't hear about many days. Not in Palestine and Israel, and of course not in Europe. Entrambe sono molto felici della loro esperienza e di aver raccontato, per quanto riguarda Yasmin, il suo sogno. E invece, per quanto riguarda Taya, è sempre molto contenta di parlare agli studenti perché sono loro che costruiranno poi il futuro di un paese. Ringraziamo quindi Taya, Jasmine e Ilaria. Siamo qui con la titolare del premio Daniele Po, che ci dirà una sua impressione su questa esperienza. Io sono molto felice di proporre anche nell'Istituto Einaudi, anche quest'anno, le vincitrici del premio internazionale Daniele Po, che è un premio molto molto importante, che dà spazio, dà luce, alle situazioni più drammatiche del mondo e che invita quindi le testimonial che possono portare il loro messaggio. Quest'anno abbiamo scelto due giovanissime che parleranno a tanti giovani studenti, le quali provengono da due paesi in conflitto da molto 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 tempo, Israele e la Palestina. Proprio in questi giorni stiamo vivendo momenti terribili, arrivano notizie terribili e loro sono qui a portare la loro testimonianza proprio a voi che ricevete le notizie soltanto dai media, che non sono sempre notizie corrette. Quindi è estremamente importante che proprio in questo momento queste due testimoni di pace siano qui con noi. Buongiorno a tutti, a tutte. Benvenute, benvenuti a questa importantissima mattinata che ci vede ancora una volta onorati della possibilità di ospitare i coniugi Po, Neda e il signor Po, in occasione dell'annuale premio internazionale appunto dedicato a Daniele Po. Un premio che è voluto da questa fondazione importantissima, che appunto è denominata la Casa degli Angeli, e che ha come compito di segnalare annualmente figure particolarmente rappresentative che si sono mosse nello scenario internazionale, appunto come promotori di pace. Siamo qui presenti con le ragazze Taya e Jasmine che ci stanno parlando della loro vita, di come l'hanno vissuta fino ad adesso. And some facts happened in my village. Palestine, Israel. 12 million people living on 26. Siamo qui alla Sala degli Arazzi del comune di Ferrara con alcune hostess dell'Einaudi. Per partecipare alla consegna del Premio della Pace 2015 a Jasmine e Taya. A voi il servizio. Cittadini, le scuole, un ringraziamento all'Istituto Einaudi che, come avete visto, ci ha affiancato questo percorso della Casa degli Angeli di Daniele. Abbiamo purtroppo il nostro in Siria perché lo scenario si è allargato. Dal comune un riconoscimento dei giovani testimonial dell'opposizione al conflitto israeliano-palestinese.
Sono la giovane videoreporter indipendente israeliana Taya Govren Segal e la 19enne palestinese Jasmine Al-Najjar, protagonista, pur con un arto amputato, di una scalata del Kilimanjaro. The country of peace. Like il paese della pace. The country of Jesus. As every people in the world. Noi vogliamo vivere una vita di giustizia e libertà come tutte le persone nel mondo. Thank you. A loro e al loro impegno a favore della pacifica convivenza fra i due popoli, i due liberi stati, la giunta comunale ha deciso di assegnare una targa di riconoscimento che è stata consegnata mercoledì 14 ottobre. La cerimonia, che si è svolta alle 16 nella sala Razzi della residenza municipale, ha visto la partecipazione assieme al sindaco Tiziano Tagliani, al vice sindaco Massimo Maisto e al presidente del consiglio comunale Girolamo Calò, anche dell'onorevole Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento europeo con delega alla Palestina, e Ned Alberghini, presidente dell'associazione Le Case degli Angeli di Daniele Onlus. Proprio in quanto due giovani testimoni che hanno dimostrato interesse e voglia di Il giorno 30 settembre alcune classi delle Einaudi si sono recate a Milano per visitare l'Expo. La classe 4 G si è divisa in due gruppi per realizzare uno speciale TG sui padiglioni visitati. Ecco a voi il servizio. Nei giorni 14, 15, 16 ottobre l'Istituto ha ricevuto la visita di un gruppo di docenti provenienti da Gießen, città tedesca gemellata con Ferrara. Il giorno del loro arrivo hanno conosciuto la dirigente scolastica Isabella Fedozzi, dall'assessore gemellaggi e relazioni internazionali, dottoressa Caterina Ferri e la dottoressa Alessandra Piganti. I tre docenti tedeschi sono stati accompagnati da un gruppo di ragazzi della quarta B. Hanno visitato la scuola e in seguito il centro storico di Ferrara. Ecco a voi il servizio. I ragazzi della quarta G si sono divisi in quattro gruppi per analizzare i vari metodi progettuali riguardanti la multimedialità. Tutto questo è stato illustrato con piccoli TG educativi che seguiranno. Benvenuti su BSI! Considerare idee assurde per arrivare a idee diverse e insolite. Lessons 2. Brainstorm. Brainstorming. Buongiorno dalle Einaudi TG. Oggi parleremo delle tecniche creative. Sia del problema da diverse angolazioni. Brainstorming, termine inglese che significa tempesta di cervelli, è una tecnica di produzione di idee da effettuare in gruppo. Buongiorno a tutti, oggi vi parleremo di uno special riguardante alla progettazione multimediale. Il metaprogetto è l'insieme delle fasi che servono per definire un progetto. La sua struttura si divide in... La definizione del problema è andato inserito nel brief insieme alle informazioni dell'azienda del prodotto. La raccolta delle informazioni si tratta di un insieme di informazioni utili ad approfondire la conoscenza del problema. Buongiorno da Special Einaudi TG. Oggi parleremo delle modalità espressive, a partire dal rough fino ad arrivare al finish layout. La realizzazione del layout. Dopo aver realizzato un numero di bozzetti, il progettista sceglie la soluzione migliore e il layout da presentare al cliente. Le domande click richiamano la lista di Osborne. È ideale per un lavoro in team e stimola le capacità creative in due fasi.
of the social care course. From deportation to Nazi Germany, death camps in Stockholm.